164. 164. Io ti amo, silenzioso Dio, che ti nascondi dentro un po' di pane, come un bambino dentro la sua mamma. Oggi tu entri nella vita mia, io ti adoro, silenzioso Dio, che mi hai creato con immenso amore e inviti l'uomo nella casa tua, alla tua mensa, nell'intimità. Pane di vita sei, Cristo Gesù per noi e per l'eternità la vita ci darà. Pane di vita sei, Cristo Gesù. Sazi l'uomo con la vita tua, un infinito dentro le creature, e l'uomo sente e vede il volto vero di un Dio che vive nell'umanità. Invochiamo lo Spirito Santo con il canto numero 423, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Vieni, vieni, Spirito d'amore, ad insegnare le cose di Dio. Vieni, vieni, Spirito di pace, a suggerire le cose che Lui ha detto a noi. Noi ti invochiamo, Spirito di Cristo, vieni tu dentro di noi. Cambia i nostri occhi, fa che noi vediamo la bontà di Dio per noi. Vieni, Spirito d'amore, ad insegnare le cose di Dio. Vieni, vieni, Spirito di pace, a suggerire le cose che Lui ha detto a noi. Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare, insegnaci a lodare il Dio. Insegnaci a pregare, insegnaci la via, insegnaci tu l'unità. Vieni, vieni, Spirito d'amore, ad insegnare le cose di Dio. Vieni, vieni, Spirito di pace, a suggerire le cose che Lui. Siamo quasi al termine della lezione divina in questo anno pastorale, faremo quella di stasera e poi la prossima settimana concluderemo
e concluderemo anche quello che si chiama il ciclo di Giacobbe nel libro della Genesi. Stasera, come avete visto, leggeremo il passo che è riportato nel capitolo 34, i versetti da 1 a 31, la strage di Sichem. La strage di Sichem procede un po' la vicenda di Giacobbe. Giacobbe, come abbiamo visto la volta scorsa, si riconcilia con suo fratello Esaù, ma poi lo prende in giro di nuovo, perché di fatto questa riconciliazione gli serviva per avere libero accesso nella terra di Canaan, nella terra dei padri. Lo prende in giro perché non rispetta l'appuntamento che si erano dati e va a sistemarsi da tutt'altra parte. In qualche modo Giacobbe è il lupo che perde il pelo ma non il vizio, si potrebbe dire, perché è un uomo continuamente in lotta con se stesso. Da un lato vuole essere fedele a Dio, dall'altro lato vuole portare avanti con astuzie, furberie, stratagemmi vari quelle che sono anche le sue ambizioni personali. L'episodio che analizzeremo stasera è un episodio particolarmente cruento. Vedremo che anche la prossima volta, l'ultima lezione che faremo giovedì prossimo, metterà in luce come nell'ambito dei 12 figli di Giacobbe poi serpeggia la violenza, serpeggia addirittura una certa crudeltà, potremmo dire. Vi preannuncio che io sto leggendo in questi giorni e sto cercando di inventarmi un corso che faremo verosimilmente all'inizio del nuovo anno pastorale. Continueremo un po' le tematiche sull'autostima che abbiamo visto essere molto interessanti, no? Numerosissime persone hanno vissuto i due corsi. Questa tematica che sto analizzando adesso è come essere in armonia con se stessi, l'armonia con se stessi. E studiando, leggendo, poi chissà se ne verrà fuori, ripeto, un bel corso, vedo come l'aggressività dei figli tante volte è trasmessa dai genitori. E noi vedremo come anche nel libro della Genesi ci sono questi episodi di aggressività dei figli di Giacobbe. Uno lo analizzeremo stasera e un altro tremendo lo sfioreremo, per così dire, la prossima volta. Aggressività dei figli di Giacobbe che certamente nasce da un cattivo rapporto di Giacobbe con i suoi figli. C'è poco da fare. Allora, questo corso che io sto studiando è molto bello. Non è un corso, io sto leggendo, poi questa volta non è un corso che nasce dalla scuola di Carlos, questo è interamente inventato nell'ambito della nostra parrocchia. Se riesco a tirarlo fuori, ne verrà fuori un corso, penso, molto bello. L'armonia con se stessi è fondamentale, perché molte persone non sono in pace con se stessi. Molte persone hanno, per esempio, aggressività verso gli altri, ma in fondo verso se stessi. Anzi, chi è aggressivo verso gli altri spesso è perché vorrebbe essere aggressivo verso se stesso e viceversa. Ma chiaramente su questo poi si erge la misericordia di Dio, e questo poi è, come dire, la grande medicina, la grande terapia. Dio che ci aiuta a non colpevolizzarci, a non coltivare sensi, cioè, di colpa autodistruttivi, autolesionistici. È importante questo discorso. Vedremo quello che ne verrà fuori.
Quando vi dico queste cose, ve le dico perché vi invito anche a pregare, perché possa venirne fuori qualcosa di bello. Ho visto che 120 persone al primo corso sull'autostima e 140 al secondo, significa che ci sono tantissime persone che hanno bisogno di vivere queste esperienze su questi temi, che riescono a mettere insieme la Bibbia, la teologia, la spiritualità e anche una sana psicologia. Una sana psicologia. Andiamo all'episodio di stasera, versetti 1-2. Dina, la figlia che Lia aveva partorito a Giacobbe, uscì a vedere le ragazze del posto, ma la notò Sichem, figlio di Camor Leveo, principe di quel territorio, la rapì e si coricò con lei facendole violenza. Di questa figlia femmina di Giacobbe si è parlato di striscio, se vi ricordate, perché nei capitoli precedenti era stato accennato che Lia, oltre ad avere partorito tanti figli maschi a Giacobbe, aveva partorito anche questa figlia femmina. Eccola qui adesso che torna in auge, in ballo. Si chiama Dina. Come tutte le ragazze della sua età, vuole uscire di casa, vuole conoscere gli altri giovani del posto, verosimilmente vuole divertirsi, per quelli che erano i divertimenti di allora, ma uno divertimento c'era ed era il sesso, e c'era la violenza, perché viene subito notata dal figlio del principe di quel posto che si chiamava Camor. Questo figlio si chiamava Sichem, il quale non trova di meglio che rapire questa ragazza e violentarla. Il testo della Bibbia è molto scarno, però io credo che non sarebbe difficile fare tante applicazioni di questo testo al mondo giovanile di oggi, alle difficoltà educative che ci sono oggi, al desiderio di libertà a cui non corrisponde la responsabilità. Io vi preannuncio che ho già scritto un articolo che sarà pubblicato sul prossimo numero di Insieme, che uscirà a fine maggio. E l'ho scritto su questo episodio di cronaca recentissimo di questo ragazzo, mi pare si chiamasse Domenico, che è morto a Milano in una gita scolastica. Avete sentito questo episodio? Oggi il telegiornale riferiva altri particolari, pare che l'abbiano trovato senza indumenti intimi. Pare che sia stato oggetto di uno scherzo di cattivo gusto, pare che fossero tutti ubriachi questi ragazzi nell'albergo di Milano in questa notte folle di questa gita scolastica. Verrebbero da chiedersi molte cose su questo, no? Perché poi quando ci scappa il morto ce le poniamo tutte le domande. Capite? Ce le poniamo tutte le domande. Ma questo mondo giovanile di ragazzi che sono, come li ebbe a definire anni fa il cardinale Biffi di Bologna, sono sazi e insoddisfatti, hanno e non sono. Ma che modi sono questi di divertirsi? Pare che abbiano sporcato tutto l'albergo e non vi so dire come. Io se fossi genitore, guardate, vi assicuro, avrei molte difficoltà a mandare un figlio o una figlia in una gita scolastica. Ve l'assicuro. Perché tanto poi ci copriamo tutti di ipocrisia. Di scolastico non c'è niente, di istruzione non c'è niente. Non sono gite di istruzione, sono di distruzione.
E dobbiamo avallare questi comportamenti? Dobbiamo avallare che i ragazzi si ubriachino come se niente fosse e adesso ci è scappato il morto? Allora, se già 3.000 anni fa, amici cari, succede questo, sta ragazza esce per conoscere, perché è una ragazza, che fine fa? Eccola qui. Noi siamo diventati molto tolleranti tutti, no? Siamo diventati molto tolleranti tutti. Io non, per carità, adesso non voglio passare io per l'intollerante. La ragazza va a convivere e vabbè, succede, ormai è normale. Il genitore, che contano i genitori? E che ci interessa i genitori? I genitori fanno buon viso a cattiva sorte. Ho scritto di recente anche una voce per un dizionario di sessuologia che sta per essere pubblicato a livello mondiale, e questo dizionario, mi sento onorato di aver scritto 3 voci per questo dizionario. Mi è stato chiesto di scrivere anche la voce sulle convivenze e ho dovuto dire che c'è anche la convivenza all'italiana. Sapete qual è la convivenza all'italiana? La convivenza all'italiana è che i ragazzi continuano a stare ognuno a casa propria, ma di fatto è come se convivessero. Non so se mi spiego. Cioè, abbiamo salvato la forma con una coltre di ipocrisia, perché poi tutti sanno e tutti fingono di non saperci. Che sono convivenza? No! Come no? Vacanze insieme, campeggio, che ne so, tutto... Tutto poi non è che... di sto passo non se ne vanno più manco di casa, perché che ci conviene, scusate, cucciù fa fare, ma chi glielo fa fare, scusate? E perché se poi malauguratamente si sposano, dopo 3 mesi si separano, perché non sono in grado di assumersi delle responsabilità. Allora voi pensate che questo sia bello? Io no. Io educatore, io prete, mi interrogo e dico: non è bello questo. Non è bello. C'è un'emergenza educativa che è spaventosa oggi. Lo so, sono drammi, situazioni difficili. Molti genitori si sono arresi, cioè si sono rassegnati, e io li vedo rassegnati, arresi, che vengono a dire: ma io che cosa ci posso fare? Altri li giustificano perché dicono: ma il mondo va in questa direzione, e noi anche come cristiani che facciamo? Ci adeguiamo alla corrente? Allora, fino a prova contraria, noi continuiamo ad essere contro la convivenza, quella sostanziale e quella formale, cioè quella reale e quella fittizia. Così come pensiamo, e in questo la morale cristiana non è cambiata, che la sessualità abbia luogo nel matrimonio, punto. Né prima né fuori del matrimonio, né prima né fuori. Dice padre: ma sì, antico, e vabbè, ma questa è la morale cristiana. La sessualità nel sacramento, per cui ci crede, nel sacramento. Ecco, il problema emergeva già allora. Può che ci fa quando ci usano violenza? Ora vedrete come andrà a finire. Versetti 3-5. Ma poi egli, cioè Sichem, rimase legato a Dina, figlia di Giacobbe, si innamorò della giovane e le rivolse parole di conforto, e quindi disse a Camor suo padre: prendimi in moglie questa ragazza. Intanto Giacobbe aveva saputo che quello aveva disonorato sua figlia Dina, ma i suoi figli erano in campagna con il suo bestiame e Giacobbe tacque fino al loro arrivo. Che cosa succede? Che il giovane Sichem
dopo aver usato violenza a Dina, si innamora di questa ragazza e quindi cambia anche il suo atteggiamento, la conforta, la consola. Al giovane brutale e focoso descritto nei primi versetti si sostituisce questo ragazzo dolce, capace di usare parole di conforto nei confronti di una ragazza che ha subito violenza. Il giovane Sichem addirittura parla con suo padre perché vuole sposarsi con Dina e quindi chiede a suo padre di parlare col padre della ragazza. Ecco a che cosa servono i padri: i ragazzi combinano pasticci e poi i padri cercano di... ma Picciotto, ma così era o è? Quante volte? Guardate che anche questo è insegnamento di vita, no? Anche questo è insegnamento di vita. Per cui Sichem chiede a suo padre appunto di parlare col padre della ragazza e chiederla in moglie. E Giacobbe come agisce in tutta questa vicenda? Spaventosamente indifferente. Sembra quasi disinteressato, non vi pare, no? Cioè, questo ci rapirà la figlia, ci ha violentato. Ha saputo tutto questo, ma non fa nulla. Addirittura tace, aspettando il ritorno dei suoi figli dal pascolo, dal lavoro dei campi. Un atteggiamento davvero strano. In seguito vedremo che invece molto più arrabbiati di Giacobbe sono i fratelli di Dina, cioè i figli della stessa madre, ci capiamo, perché ci sono fratelli e fratellastri, no? Nel senso che non tutti sono fratelli naturali. Andiamo avanti. 6-7. Venne dunque Camor, padre di Sichem, da Giacobbe per parlare con lui. Quando i figli di Giacobbe tornarono dalla campagna, sentito l'accaduto, ne furono addolorati e si indignarono molto, perché quegli, coricandosi con la figlia di Giacobbe, aveva commesso un'infamia in Israele. Così non si doveva fare. Allora, Camor, padre di Sichem, va a parlare con Giacobbe. Nel frattempo, i figli di Giacobbe tornano dalla campagna, apprendono quello che è accaduto e si arrabbiano moltissimo. Addirittura pensano che l'offesa fatta debba essere interpretata come un'offesa fatta all'intero popolo di Israele. Perché il popolo di Israele è il popolo di Dio? Perché questa cosa è un abominio in Israele? Il rischio è che sta diventando un affare di Stato, insomma, sta diventando una guerra di religione. Si sta scatenando una guerra fra i due popoli, il popolo di Israele e il popolo di cui fa parte questo giovane, il popolo degli Evei, Quindi vedete che il rischio è che si scateni una guerra. Andiamo avanti. Versetti 8-11. Camor disse loro: Sichem, mio figlio, è innamorato della vostra figlia. Vi prego, dategliela in moglie, anzi, imparentatevi con noi. Voi darete a noi le vostre figlie e vi prenderete per voi le nostre figlie. Abiterete con noi e la terra sarà a vostra disposizione. Potrete risiedervi, percorrerla in lungo e in largo e acquistare proprietà. E ancora Sichem disse al padre e ai fratelli di lei: possa io trovare grazia agli occhi vostri, vi darò quello che mi direte, alzate pure molto a mio carico il prezzo nuziale e il valore del dono, vi darò quanto mi chiederete, ma concedetemi la giovane in moglie. Le parole di Camor, padre del giovane Sichem, sono, come avete sentito, parole di pace. Egli desidera che i due giovani possano sposarsi e perché questo accada è disposto anche
a pagare un prezzo nuziale elevato, ma addirittura Camor desidera che dal matrimonio di questi due giovani possa nascere una pacifica convivenza fra i due popoli, il popolo di Israele e il popolo degli Evei, una convivenza che porti a matrimoni intrecciati fra i giovani dei due popoli, che porti al lavoro in comune, al commercio, alla possibilità per gli israeliti di acquistare altre terre. Insomma, il desiderio di Camor è quello di utilizzare questa circostanza non già per scatenare una guerra fra i due popoli, quanto piuttosto per consolidare un rapporto pacifico, di pacifica convivenza fra i due popoli. Vediamo che cosa succede. L'intreccio è simpatico, la narrazione è davvero bella. Allora i figli di Giacobbe risposero a Sichem e a suo padre Camor e parlarono con inganno, poiché quegli aveva disonorato la loro sorella Dina. Dissero loro: non possiamo fare questo, dare la nostra sorella a un uomo non circonciso, perché ciò sarebbe un disonore per noi. Acconsentiremo alla vostra richiesta solo a questa condizione: diventare come noi, circoncidendo ogni vostro maschio. In tal caso noi vi daremo le nostre figlie e ci prenderemo le vostre, abiteremo con voi e diventeremo un solo popolo. Ma se voi non ci ascoltate a proposito della nostra circoncisione, prenderemo la nostra ragazza e ce ne andremo. I figli di Giacobbe, soprattutto i fratelli di sangue di Dina, non sembrano molto entusiasti della proposta di Camor. Sono ancora molto arrabbiati per quello che è successo alla loro sorella, ma decidono di agire con inganno. Chissà da chi hanno imparato. Tale padre, tale figlio. E allora, apparentemente, sembrano accettare la proposta di Camor, ma in realtà stanno meditando un'atroce vendetta. Degni figli di Giacobbe? E allora, per portare avanti il loro progetto di vendetta, si aggrappano addirittura a una motivazione religiosa: la circoncisione. Vi ricordate che già ad Abramo era stata chiesta da Dio la circoncisione come segno di appartenenza al popolo di Israele, circoncisione che gli ebrei fanno ancora oggi. I maschi si lasciano incidere il prepuzio dell'organo del pene, questa è la circoncisione, una cosa barbara dal nostro punto di vista, ma tant'è, ancora oggi gli ebrei maschi si fanno circoncidere. E allora i figli di Giacobbe, questi fratelli di sangue di Dina, dicono a Camor che non può una donna ebrea sposare un uomo non circonciso, né può un uomo ebreo sposare donne di un popolo che non appartengono a loro. Allora loro dicono: se vogliamo davvero mettere insieme pacificamente i due popoli, i maschi del popolo degli Evei devono accettare di farsi circoncidere. 3000 anni fa sta cosa. Voi pensate che poi, vi ricordate negli anni passati quando abbiamo studiato gli Atti degli Apostoli, questa problematica ritornerà nella Chiesa primitiva, ve lo ricordate? Paolo difenderà i pagani che si convertono al cristianesimo perché i cristiani provenienti dal mondo ebraico pretendevano che i cristiani provenienti dal mondo romano e greco si facessero circoncidere.
E Paolo li difenderà dicendo: non c'è bisogno di farsi circoncidere. La circoncisione è una cosa che riguarda gli ebrei, ma non necessariamente deve riguardare tutti i cristiani. Capite? E si recheranno a Gerusalemme per discutere la cosa. Questo è anche bello, perché si recano nella chiesa madre, e Pietro, con l'autorità di Pietro, dopo aver pregato, discusso anche vivacemente, decide che non c'è bisogno di farsi circoncidere. Quindi la problematica sarà portata avanti. Ma intanto voi notate, qui c'è l'inganno e c'è una motivazione religiosa subdola. Volete fare una pacificazione tra i due popoli? Fatevi circoncidere. Vediamo che succede. Le loro parole, versetto 18, piacquero a Camor e a Sichem, figlio di Camor. Il giovane non indugiò a eseguire la cosa, perché amava la figlia di Giacobbe. Chi lo era fuori, chi lo era innamorato, capisci? D'altra parte era il più onorato di tutto il casato di suo padre. Vennero dunque Camor e il figlio Sichem alla porta della loro città, il luogo di ritrovo, e parlarono agli uomini della città: questi uomini sono gente pacifica con noi, abitino pure con noi nel territorio e lo percorrano in lungo e in largo, esso è molto ampio per loro in ogni direzione, noi potremo prendere in moglie le loro figlie e potremo dare loro le nostre, ma questi uomini a una condizione acconsentiranno ad abitare con noi per diventare un unico popolo: se noi circoncidiamo ogni nostro maschio come loro stessi sono circoncisi. I loro armenti, la loro ricchezza e tutto il loro bestiame non diverranno forse nostri? Accontentiamoli dunque e possano abitare con noi. Quanti si radunavano alla porta della sua città ascoltarono Camor e il figlio Sichem. Tutti i maschi, quanti si radunavano alla porta della città, si fecero circoncidere. Bellissima sta cosa. Cioè, la proposta fatta dai figli di Giacobbe viene accettata da Camor e da suo figlio Sichem, il quale peraltro, ripeto, è follemente innamorato di Dina. Camor e Sichem radunano tutti i maschi del loro popolo alla porta della città, che è il luogo di ritrovo, la specie di piazza, ed espongono la proposta dei figli di Giacobbe. E avete sentito però che motivazione portano per convincerli a farsi circoncidere? La motivazione è di tipo economico. Al versetto 23 si dice: i loro armenti, la loro ricchezza, tutto il loro bestiame non diverranno forse nostri? Accontentiamoli dunque, che vuoi che sia, facciamene circoncidere, chi ne sono ricchi, chi ne c'hanno bestiame, chi ne c'hanno... E allora dice: andiamocene con me. Quindi i figli di Giacobbe strumentalizzano il motivo religioso perché vogliono arrivare alla vendetta. Chiste accettano la circoncisione, ma non perché ci interessa la religione, ci interessa l'utile. Bestiale, eh? Ci interessa l'utile. Io ho davanti agli occhi, mentre vi parlo, scene che non potrò mai dimenticare, per esempio di noti uomini politici che in passato venivano a farsi la comunione in prima fila, pur essendo apertamente in contrasto con le leggi della Chiesa, perché in campagna elettorale era propaganda farsi la comunione davanti a tutti. Questo è sacrilegio, no? Si utilizza un fatto religioso, in questo caso per uno scopo politico, ma quante volte anche per scopo economico.
E qui mi fermo perché gli esempi potrebbero moltiplicarsi. Gente che frequenta la Chiesa per chi ci serve economicamente, politicamente, non perché sono convinte di onorare Gesù Cristo, capito? Non ci interessa. Questo è tremendo. La strumentalizzazione della fede, del fatto religioso, per altri scopi. Non so se mi sto spiegando, penso di sì, ci siamo capiti. Come dire, se sottinti i figli di Giacobbe, non è che fanno tanta bella figura manco i figli di Camor. Mi seguite? Andiamo avanti. Versetto 25. Ma il terzo giorno, quando essi erano sofferenti, i due figli di Giacobbe, Simeone e Levi, i fratelli di Dina, presero ciascuno la propria spada, entrarono indisturbati nella città e uccisero tutti i maschi. Passarono così a fil di spada Camor e suo figlio Sichem, portarono via Dina dalla casa di Sichem e si allontanarono. I figli di Giacobbe si buttarono sui cadaveri e saccheggiarono la città perché quelli avevano disonorato la loro sorella. Presero le loro gregge e i loro armenti, i loro asini e quanto era nella città e nella campagna. Portarono via come bottino tutte le loro ricchezze, tutti i loro bambini e le loro donne e saccheggiarono quanto era nelle case. L'ISIS di oggi. L'ISIS, no? Avete davanti agli occhi. Il mondo quello è. Culturalmente chissà, eh? Ma chissà su uomini o bestie? Scusate. Perché non ci meravigliamo? Chissà, mandano i video delle loro decapitazioni sulla rete. Che ovviamente la televisione poi non li fa vedere perché sarebbe veramente crudele. Allora, i due figli di Giacobbe, che sono i due figli, fratelli naturali di Dina, capite? Simeone e Levi, si vendicano in maniera atroce. Intanto in maniera furba attendono i tre giorni dopo la circoncisione, mentre si dice quelli erano sofferenti, perché avevano subito un vero e proprio intervento chirurgico, diciamo, per giunta non con l'anestesia come oggi, cioè, capite? Tutti i maschi i pigliarono nel momento della debolezza, come se potevano difendere chi? E quindi, mentre questi sono ancora sofferenti per questo intervento chirurgico che hanno subito, vengono passati tutti a fil di spada. Poi portano via la loro sorella dalla casa di Sichem, non contenti si avventano sui cadaveri, saccheggiano la città, portano via come bottino tutto il bestiame e tutte le ricchezze degli evei, ma portano via anche le loro donne e i loro bambini. Quindi una vendetta tremenda. Fino a stura Giacobbe non s'è inteso. Un è Giacobbe? Cioè, verrebbe a dire chi l'ha visto? Ma un è? Bestiale anche questo, eh? Cioè finora non si... tranne quell'accenno iniziale in cui ci aspettava che tornavano i figli, ma io pare che non si fa né cauro né freddo. Ora vediamo, finalmente entra in scena Giacobbe. Allora Giacobbe, versetto 30, disse a Simeone e a Levi: voi mi avete rovinato, rendendomi odioso agli abitanti della regione, ai cananei e ai perizziti. Io ho solo pochi uomini, se essi si raduneranno contro di me, mi vinceranno e io sarò annientato con la mia casa. Risposero: si tratta forse la nostra sorella come una prostituta?
Quindi Giacobbe, che finalmente entra in scena, perché finora è stato del tutto assente, quasi disinteressato, ora rimprovera Simeone e Levi per quello che hanno fatto, e li rimprovera perché fa capire che in questo modo essi lo hanno reso odioso nei confronti degli altri popoli vicini, i cananei e i perizziti. Se questi muoveranno guerra contro di lui, come potrà Giacobbe difendersi dal momento che ha pochi uomini a disposizione? Quindi non li rimprovera, diciamo, per la loro efferatezza, per la loro crudeltà. Ancora una volta c'è un interesse strategico, c'è un interesse politico, diremmo in un senso più ampio, economico. La risposta di Simeone e Levi invece è che essi hanno voluto difendere l'onore della loro sorella, la quale non poteva certo essere trattata come una prostituta. Dov'è la pace nella casa di Giacobbe? Bella domanda. Ma è stata seminata questa pace? Ripeto, vedremo nella prossima lectio divina un episodio ancora più atroce sotto certi aspetti. La Bibbia è maestra di verità, perché non tace queste cose che ci aiutano, ci istruiscono. Andiamo a vedere il foglio. Al solito c'è prima la sintesi, che saltiamo, nel senso che non ve la leggo, ve la leggete per conto vostro. Due spunti di riflessione. Il primo in parte l'ho accennato, e anche il secondo, ma voglio riprenderli perché mi piacerebbe che nei gruppi davvero si discutesse su queste cose. Quello che succede a Dina, figlia di Giacobbe, fa pensare facilmente alla difficoltà che oggi noi incontriamo nell'educare i nostri ragazzi a una libertà che sappia coniugarsi con la responsabilità. Perché questo è il punto. La libertà sì, ma anche la responsabilità. Non c'è solo la libertà senza la responsabilità, no? Purtroppo il bullismo, l'alcolismo, la droga sembrano impadronirsi della vita di tanti giovani, che non di rado assumono anche comportamenti violenti o vivono la sessualità in modo disordinato, a dir poco disordinato. Il peggio è che noi adulti sembriamo impotenti di fronte a questa situazione, incapaci di impostare un vero dialogo educativo. L'idea che siamo tutti giovani fa venir meno pericolosamente la presenza di adulti che siano in grado di trasmettere ai ragazzi autentici valori. È in atto nella nostra società una vera e propria emergenza educativa. Quest'idea che ci sono i giovani e i meno giovani, ma siamo tutti giovani, fa venire la domanda: e gli adulti chi sono? Ma ci sono gli adulti? Perché in una società c'è bisogno anche degli adulti. Scusate, se siamo tutti giovani, dove sono gli adulti che devono educare i giovani? Ecco l'emergenza educativa. Probabilmente non è tutta colpa dei giovani, allora. Ah, perché non è che dobbiamo dargli addosso ai ragazzi. Dovremmo anche assumerci noi adulti le nostre responsabilità. Perché non siamo sempre in grado di educare. Questo è il punto nevralgico. L'emergenza educativa è una delle emergenze più forti. Non c'è soltanto l'emergenza economica, diamine,
non c'è solo l'emergenza economica, lo capisco bene che bisogna mangiare, d'accordo, ma c'è l'emergenza educativa. Quante volte ci sono i soldi e poi non c'è tutto il resto? E viceversa, magari tanti soldi non ci sono, però se c'è il resto, mi seguite? L'emergenza educativa. Non possiamo lasciare i ragazzi in balia di se stessi. Ecco, mi piacerebbe davvero che si parlasse di questo, no? La scuola, per esempio, ma amici cari, la scuola è in crisi. Adesso tutta sta bailamme di sindacati, Renzi a riforma, chi lo ha, cioè, vabbè, non ci impelaghiamo in tutto questo. Però, onestamente, sono anni, 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 anni che la scuola non educa. Ma parliamone chiaro. Quelli della mia generazione provengono da una scuola che educava, o no? Io ho fatto un liceo con professori rigorosi che ne facevano tremare il pellizzone, come si suol dire. E scusate, ma ci hanno educato, e i professori che noi ricordiamo meglio non sono solo i professori che ci hanno trasmesso le nozioni, sono i professori che ci hanno insegnato a vivere. Ci hanno insegnato a vivere, cioè sono stati maestri di vita, o no? Capite? Questo è il punto. La scuola, dunque, la famiglia, ma la famiglia è in una crisi educativa paurosa, ripeto, io vedo tanti genitori che si sono letteralmente arresi, proprio, cioè non, arresi, basta, fai quello che vuoi. E la Chiesa? Noi ci stiamo ponendo pure un problema educativo in questo momento nella nostra parrocchia, e non è di facile soluzione, e non è di facile soluzione, perché a un certo momento anche col consiglio pastorale ci siamo detti: quantità o qualità? A quantità c'è, ma a qualità non è. Educhiamo o non educhiamo? Questa è la bella domanda. Ecco, io dico, la soluzione in tasca non ce l'ha nessuno, però poniamocele queste domande. Secondo spunto di riflessione: certamente è riprovevole la soluzione adottata da Simeone e Levi per vendicare la loro sorella. La violenza non è mai una soluzione valida, perché genera ulteriore violenza e scatena le guerre. Similmente è da condannare l'idea di strumentalizzare un fatto religioso, la circoncisione, per vendicarsi di qualcuno, come fanno i figli di Giacobbe, o per inseguire il proprio tornaconto economico, come fanno gli ebrei. È orribile pensare alla religione in termini di violenza o di utilitarismo tornacontistico. Più chiaro di così, io credo che non si poteva dire. Tutte e due orribili sono queste cose. Usare la religione in termini di violenza, e ne stiamo vedendo le conseguenze. Oggi quelli dell'ISIS sono entrati nella città di Palmira, patrimonio dell'umanità, e io tremo al solo pensiero che questi potranno distruggere tutto. Che se è tremendo veder tagliare le teste a delle persone, consentitemi, anche da un punto di vista culturale, se queste faranno scempio di quella che è una delle bellezze dell'umanità, dei patrimoni dell'umanità, l'antica città di Palmira, ste zaurde, scusatemi, quella è una cosa, è uno scempio, non so se mi spiego. Se uno andasse a distruggere il tempio di Giunone ad Agrigento, ma scusate, perché l'umanità cresce anche su queste cose? Questo è il patrimonio. E tuttavia
c'è questo pericolo, c'è questo pericolo. E allora la violenza, ma anche il tornacontismo e l'utilitarismo dall'altro lato non sono meno gravi, non sono meno gravi. Invochiamo la pace, lo facciamo pregandoci, magari ci aiutano Emanuele Russotto e Anna Maria Corallo. Shalom, 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 pace a te, shalom, 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 pace a te. Signore, fa che possiamo vivere sempre nella pace con tutti. Allontana da noi le contese, le gelosie, le invidie, le chiacchiere inutili e donaci la tua pace. Shalom, 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 pace a te. Shalom, 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 pace a te. Ti preghiamo, oh Dio, nostro Padre, per tutti i genitori e per tutti gli educatori. Concedi loro sapienza e fortezza perché sappiano indirizzare i giovani sulla via della verità e della pace. Shalom, 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 pace a te. Shalom, 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 pace a te. Ti preghiamo in particolare per i giovani più esposti al rischio di una vita vuota e insignificante. Signore, manifestati a loro come il Dio dell'amore e della verità che libera. Shalom, 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 pace a te. Signore, fa che non utilizziamo mai la fede per scopi utilitaristici o per vendicarci di qualcuno, ma sempre e solo per vivere nell'amore con te e con tutti i fratelli. Shalom, 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 pace a te. Shalom, 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 pace a te. Vi ricordo che